mister, una gara difficile, siete partiti bene, poi la squadra avversaria è salita, si è portata il baricentro in avanti e voi avete avuto difficoltà. Poi il gol del pareggio è stata una grande abilità per il fatto di sfruttare il quarto prende il portiere volante. Certamente, hai fatto un'analisi perfetta. La partita sarà difficilissima, anche perché comunque il Macerata è una gran bella squadra. Lo sapevamo, l'avevamo preparata in un certo modo. Andare sull'1-0 ci aveva messo nella condizione di poter condurre la partita in un certo modo. Purtroppo abbiamo fatto degli errori difensivi oggi che non abbiamo fatto in tutto il campionato. Purtroppo l'abbiamo fatti con una gran bella squadra che ne ha subito approfittato. Siamo andati sotto 2-1, abbiamo perso tranquillamente la lucidità, abbiamo cominciato a fare degli errori singoli e di squadra notevoli. E ci è rimasta l'ultima possibilità, che è stata quella del portiere in movimento, che è una soluzione che proviamo, perché le situazioni di difficoltà le abbiamo incontrate oggi e ne incontreremo. Ne siamo venuti a capo, ci dispiace per non aver vinto, ma onore al Macerata, brave le mie ragazze comunque, perché il 2-2 con questa squadra è un risultato che mi soddisfa. Una gara dove loro sfruttavano molto il 7, che era il difensore centrale, che loro sfruttavano i movimenti del pivot allargando, vi allargavano in modo tale che permetteva il loro tiro. Invece voi preferite più giocare in area che fuori area. Hai visto bene, l'abbiamo preparata proprio così, di andare a raddoppiare sul pivot loro che veniva a prendere la palla di lato. Queste due giocatrici sono due gran belle giocatrici, quindi le conoscevamo bene. L'abbiamo preparata proprio così, non siamo stati bravi nel mettere in pratica quello che abbiamo fatto in settimana e abbiamo sofferto, tutto qui.